Ciao a tutte, oggi è lunedì 6, sì, questo è il computer, e io sto cercando, cercasi disperatamente proprio, il coraggio di allenarmi. Qui a Roma da qualche giorno fa un caldo atroce e sono sicura che faccia caldo anche dalle vostre parti. Ho fatto poco fa una live su Periscope e sì, mi avete detto che fa caldissimo un po' ovunque. E appunto sto cercando il coraggio di allenarmi, di fare l'allenamento di oggi previsto dal calendario di Blue Pilates. Oggi è tutto incentrato sugli addominali. Vi aggiorno un po' per quanto riguarda il weekend. Sabato sono riuscita ad allenarmi e c'era l'allenamento previsto per le braccia, invece domenica non ce l'ho proprio fatta. Sono stata impegnata per questioni di lavoro, se così si può dire, un po' tutto il giorno, e la sera quando sono tornata a casa faceva talmente caldo che non ce l'ho proprio fatta. Comunque ho saltato solo appunto l'allenamento di domenica e oggi, che è lunedì, mi alleno sicuro. Appunto, oggi è tutto incentrato sugli addominali. Ho guardato e praticamente ci sono due video da 10 minuti circa l'uno e un video di mezz'ora con una challenge di tipo 1000 addominali. Io non so se arriverò alla fine, filmerò la fine per dirvi se ce l'ho fatta oppure no, ma la vedo veramente tosta, perché oltre a quei 1000 addominali in quella mezz'ora ci sono anche gli altri 20 minuti di esercizi sempre addominali. Vediamo se sopravviverò a questo giorno, soprattutto il caldo mi sta uccidendo e per allenarmi dovrò accendere sicuramente il condizionatore. Lascerò comunque almeno la porta aperta di modo che circoli l'aria perché è importante avere ossigeno, altrimenti se mi tappo in camera con il condizionatore mi manca proprio l'aria. Però sì, io per allenarmi d'estate accendo per forza il condizionatore, non ce la farei, altrimenti non mi reggerei proprio in piedi. Mi metto una bella bottiglia d'acqua fresca, ma non troppo fredda, vicino e cerco di farcela, proprio per una questione di caldo, di pressione, però sì, ce la devo fare, basta scuse. Sono quasi le 5 di pomeriggio e vado ad allenarmi. Questi sono i video che mi aspettano oggi: 8 minuti di addominali e obliqui. E questo è il nuovo video che è uscito oggi proprio sul canale di Blue Pilates. Infatti, qui sul calendario, non so se lo mette a fuoco, c'era scritto che oggi, giorno 6, andava fatto per primo il nuovo video che sarebbe uscito. E quindi è questo qui. Io mi regolo così, carico prima tutti i video che mi servono, di modo che insomma faccio workout di fila completo. E mi guardo la parte introduttiva, quindi vado direttamente a stoppare il video proprio nel momento in cui inizia precisamente il workout. Stessa cosa anche per quest'altro video, vedete. Questo qui è un 10 minuti circa di cardio. E poi c'è la temutissima, vi giuro, ho paura, la challenge di 1000 addominali. Lei stessa qui nell'introduzione del video spiegava gli esercizi da fare, che si sarebbero fatti, e diceva che aveva paura lei stessa per questa challenge. E figuratevi io come sto. Comunque, inizio. Ok, eccomi qui baciata dal sole che sta ormai calando, tipo. Ho appena finito di allenarmi, vi dico subito in anteprima di che non sono riuscita a fare tutti i 1000 addominali previsti, e non 1000 tanto per dire, erano veramente 1000, previsti dall'ultimo video che c'era per oggi di Blue Pilates. Ne ho fatti 700, mi sembra più che sufficiente, non ce la faccio veramente più, ho gli addominali a pezzi. E vi ho già detto in passato, non so se vi ricordate, che gli addominali sono una delle... Sono una delle cose che comunque mi pesa meno allenare, ecco, mi piace di più allenare insieme alle braccia. Comunque, ho finito, ora faccio i 10 minuti di stretching e poi ci rivediamo domani. Vado a farmi la doccia assolutamente, ci rivediamo domani. Grande bacio, ciao ciao! Buongiorno, oggi è martedì 7, stamattina io vi risparmio la mia faccia perché è in condizioni più pietose del solito. Comunque, sto per iniziare l'allenamento di oggi che è questo qui, incentrato tutto quanto sul butt, ovvero sui glutei, sul sedere. Ho caricato qui i video come al solito e sono all'incirca 46 minuti, quindi tre quarti d'ora di allenamento, più i soliti 10 minuti di stretching con questa qui. Ed oggi, dato che è il giorno 7, farò quindi le posizioni dall'1 al 5, come sto facendo in questi giorni, e aggiungerò la posizione 7, che è questa qui. I video sono questi qui: Pump It Up Cardio, Easy Fun At Home Workout. Questi qui sono di solito appunto degli esercizi di riscaldamento, non sono previsti sempre in tutti gli allenamenti che ho fatto in questi 7 giorni. A volte c'era un semplice esercizio
di cardio. Questo qui sono 8 minuti di bikini bath workout, altri 10 minuti per alzare il sedere, letteralmente, 5 minuti di beautiful booty ed altri circa 10 minuti di esercizi sempre per i glutei. Quindi diciamo che una cosa che ho capito da questi giorni di allenamento è che questo programma è suddiviso principalmente in zone del corpo. Ad esempio, io domenica ho allenato le braccia, ieri ho allenato gli addominali. No, domenica sabato forse, non mi ricordo, scusate. Ieri ho allenato gli addominali, oggi alleno i glutei, quindi è diviso un po' per fasce muscolari, cosa che mi piace molto. Quindi vado ad allenarmi. Allenamento finito e sono qui più morta che mai, ma vi devo dire una cosa perché se non ve la dico adesso me la scordo un'altra volta. È dalla settimana scorsa che voglio dirvelo, che praticamente questo allenamento, a differenza degli altri, sia della Bikini Body Guide che di Body Revolution, che della maggior parte di cui ho sentito parlare o ho visto qualche video, non richiede nessun attrezzo. Quindi richiede semplicemente un tappetino. Tutto il resto è fatto con il peso corporeo, non servono pesetti, non servono step, non servono elastici. E credo che per chi vuole iniziare e vuole approcciarsi o comunque non ha tutti quei soldi da investire e da spendere, sia una cosa ottima. Ve la dico adesso perché era giorni che ve la volevo dire e ogni volta mi scordavo. Ora corro a farmi la doccia. A domani! Eccoci qui anche oggi. Oggi è giovedì 8, no, non è vero, è mercoledì 8. E ci sono questi esercizi da fare per oggi. Sono incentrati, credo, su tutto il corpo, sia un po' workout completo quello di oggi, se non sbaglio. Per quel che ho capito in inglese. Qui sul computer ho come al solito caricato tutti quanti i video e switchati fino all'inizio effettivo del workout. Una cosa che ho notato che in alcuni video di questa giornata di allenamento fa Blogilates e la apprezzo molto, è che praticamente divide, fa vedere alcuni esercizi la corretta esecuzione per chi è principiante, la corretta esecuzione per chi invece è un pochino più advanced e quindi sì. Mi dirigerò sicuramente sulla versione quella per principianti, perché si tratta per lo più di flessioni sulle braccia o plank, che quindi per chi è principiante possono essere fatti sulle ginocchia invece che con le gambe tese. Ma comunque è tutto qui, questi sono i video. Che figo è questo video che lei praticamente ha girato in spiaggia e questo è tutto dedicato al plank proprio. E nulla, vado ad allenarmi e ci vediamo dopo. Un'altra cosa che volevo dire prima di allenarmi. Dirvi prima di allenarmi è che ieri ho fatto gli esercizi per quanto riguarda i glutei e oggi ho veramente le gambe di marmo. Sento proprio che sono state efficaci. Ecco, questa cosa mi rende sempre un po' felice perché significa che ho lavorato bene e quindi i muscoli sono indolenziti per quello. E ora nulla, vado a allenarmi. Ok, girovagando così su YouTube ho appena scoperto una cosa. Io prima mi addannavo a cercare tutti i video attraverso il canale di Blogilates, andavo qui sul tasto di ricerca e quindi andavo a cercare tutti i video che mi servivano per quel giorno tramite appunto il nome. Invece ho scoperto che lei crea una playlist al giorno, praticamente questa era la playlist di oggi, io ormai ho fatto così e praticamente ovviamente entrando nella playlist i video vi si aprono uno di conseguenza all'altro, nel senso quando è finito questo va direttamente al successivo e questa cosa è strafiga. Ok, non so se l'ho scoperta solo io ora, ma magari poteva essere d'aiuto anche a qualche altra ragazza che stava facendo come me, sta seguendo il programma mensile di Blogilates e boh, l'ho voluta condividere con voi. Non fa Ok, eccomi qui con questi fantastici capelli post-workout. Anch'io sono post-workout e si vede. Insomma, è andata abbastanza bene. Ho fatto tutti gli esercizi. Ho particolari difficoltà in quelli in cui ci sono flessioni sulle braccia o da tenere per vari minuti il plank, facendo nel frattempo altri esercizi con le gambe, perché è sempre stata una mia debolezza quella delle braccia e non riesco proprio a tenere la posizione, mi mollano le braccia. Però insomma, credo, cioè nel senso, credo, in questi giorni ho notato che sto migliorando anche la resistenza a livello cardio, ho fatto tutta la parte cardio iniziale con più tranquillità, non mi sono dovuta fermare. Ho sudato come non si sa che, nonostante io per fare gli esercizi accenda il condizionatore. Non mi arriva direttamente addosso, anzi, adesso lo spengo che mi arriva addosso da qui. Perché stando stesa per terra il condizionatore è direzionato da un'altra parte. Ma io non oso immaginare come fa la gente a correre con questo caldo o a allenarsi, oddio, scusate, o a allenarsi senza condizionatore, senza un ventilatore. Mio papà so come fa a correre.
che mio papà è un gran sportivo, anche mia mamma, devo dire. Mio papà va a correre alle 5 e mezza di mattina e io ho detto tutto, perché in altri orari penso si collasserebbe chiunque. Comunque, bando alle ciance, vado a farmi assolutamente una doccia e noi ci vediamo domani. Ciao! Eccomi qui sempre più devastata, e sì, lo so che qualcuno se lo chiederà, ma sì, sono sul letto e dietro c'è questo sfondo, ma sono questioni che non riguardano il log dell'allenamento e che magari non interessano manco a nessuno. Comunque sì, ho spostato il letto e mi sto per andare a allenare. Oggi è venerdì, non è giovedì. Giovedì non ho registrato perché non sono riuscita ad allenarmi, non ho potuto, ho avuto troppe cose da fare. E comunque non cambia nulla, nel senso il giorno di rest era da fare oggi, io invece l'ho fatto ieri. Quindi oggi riprenderò l'allenamento che era di giovedì e che è tutto incentrato sulle cosce, sulle gambe, ma in particolare sulle cosce. E quindi nulla, vado ad allenarmi di corsa e ci vediamo domani, spero, perché domani è giorno di casini, è giorno di parrucchiere ed è giorno soprattutto di registrazioni dei video per al femminile, quindi non credo di riuscire ad allenarmi. Quindi in caso io vi mando un bacio e vi auguro un buon inizio settimana, un buon weekend, non so quando vedrete questo video, oppure ci vediamo domani. Ciao!